Chavanton, vi do il benvenuto in questo mio salon. Ragazzi, vi consiglio un attimo, un pochino di silenzio che sta cominciando e poi andiamo. Tirà, tirà, tirà. Vai tutti là. Calo, calo, per favore. Tirà, 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 tirà. Sì, Questa al mio fianco è la mia signora che come ride questa utile dimora. Qui ricoverato, signor De Sade, siamo grati che per maggiore edificazione dei malati un dramma ha immaginato ed inscenato qui, fra non molto, signori, non adesso. Fra non molto vuol dire che tra poco per piacere. Qui tra non molto lo vedrete presentato. Con i nostri attori mostratevi clementi. Sono in quest'arte primi spettacoli. E se lo spettacolo non sarà proprio di prima qualità, compatiteli almeno per la loro buona volontà. Moderni illuminati, sorretti da scienza. Da questo nostro nuovo metodo, bandita è ogni violenza. Le arti belle si insegnano ai malati. E gli umani diritti vedrete rispettati. Questo luogo così disadorno e anche abietto, a scena di teatro l'autore ha costretto. Il signor De Sade dirigerà mirabilmente un'opera che varrà il biglietto, assolutamente. Anni, la pelle gialla, seminudo e coperto da due panni.
Voi lo vedete infiammato da un eczema? Giacer nell'acqua, gli allevia la gran pena. Quest'uomo, tanto immerso nelle carte, è stato scelto per questa parte tra quei pazienti che ha tratto giovamento dall'idroterapia, il nostro trattamento. Ci sono due donne che gli stanno vicino. In modo diverso ne condividono il destino. Simone Brand è la donna che lo cura, con lui divise la vita dura. Adesso. E poi Charlotte Corday, che passò la storia, che di uccider Marat volle la gloria. A chi 13 luglio 808, 15 anni or son, Marat pagava lo scotto del suo ardimento a perder la vita, come il sangue gli sprizzò dalla ferita, e costei, dopo aver a lungo meditato, a colpi di pugnale inferse nel costato. Ah! Portò Napoleone. Ispettore ai pali! Alla vostra!
te che sei qui dentro, scusa. Mi sono trovato così da questa parte, poi mi sono qua dentro. Per caso? Per caso. Per caso. No, fai idea. Cosa stavi facendo? È vero, la sera prima passavo di qua e mi sono trovato qui dentro. Ah, è vero! Cioè? Ero ubriacato! E mi sono trovato qui addormentato! Addormentato, è sempre così! Marà, noi non vogliamo scavarci la fossa! Marà, noi siamo ridotti pelle e ossa! Marà, siamo stanchi di sgobbare tessere! Dacci, Marà, il promesso benessere! Noi ti incoroniamo con questa corona, Marà, in difetto dall'oro, che è stato tutto consumato per i festoni degli accademici, principi e condottieri! Ho girato per tutto il mondo, per le Americhe, per le Indie e per Taiwan! Viva Marà! Su terra e speriamoci che unico noi crediamo! Aiuto! Marà, sei sconcio e dilaniato! Non ridurrai la rivoluzione nel tuo stato? Marà da comprarmi il masato, cacciando i traditori dei traditori cacciato! Marà in giudizio, Marà nascosto, cercato dagli sbirri in ogni posto! In lotta perpetua contro preti e cortigiani, militari, pagliacci, pescicani! Marà che smascheri ciarlatani menzogneri, qui vecchi nostalgici fanno le candi sedere. Mentre i nostri campioni e i nostri attuali signori pensano solo a combattersi e si vogliono far fuori, mentre gli uni con gli altri si fanno la vita grama e in prigione si cacciano e sotto la lama. E dei diritti continuano a parlare, che già ci siamo presi quando facemmo saltare la cosiddetta imprendibile Bastiglia, delle fortezze regge perla e meraviglia. Marà, ti rispondo con la soluzione? Marà, siamo stanchi, vogliamo la soluzione. Basta con le parole, basta con le parole, vogliamo i fatti? Fatti! 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 Adesso sono arrivati questi altri a succhiarci il sangue! Sì! E gettano addosso pezzi di carta che dovrebbero essere denaro e servono soltanto a pulirci il culo! Di tutti i diritti abbiamo soltanto il diritto di crepar di fame. L'unico nostro lavoro è l'andarrandaggi come un cane! Tra i pidocchi! Nell'uguaglianza viviamo da pidocchi! Chi domina i mercati? Chi tiene giù i granai? Chi detiene la tifondi? Che avrebbero dovuto essere divisi tra di noi? Chi ci ha rinchiusi qui in cattività? Sanizia! E vogliamo la libertà! Una belva folle è l'uomo. Nella mia vita di millenni ho partecipato a milioni di delitti. Grassa. Grassa è dovunque la terra della poltiglia degli umani visceri. Noi, pochi viventi, camminiamo su un pantano che trabocca di cadaveri. Dovunque, sotto i nostri piedi, ad ogni passo, sotto di noi.
ossa putride, ceneri, matasse di capelli, denti strappati, crani spaccati. Una belva folle sono io. Non c'è gabbia che chiuda, non c'è fune che tenga. Io mi apro un varco sotto qualunque muro, tra lo sterco e lo stame. Vedrete, vedrete, non è ancora finita. Ho i miei piani segreti. Signore del pubblico, perdonate, ma qui si sta un po' divagando. Allora, quella che
che doveva essere una recita. Una recita. Quello che doveva essere un dilettevole intrattenimento. Un intrattenimento. Quello che si voleva fosse uno svago salvifico per queste anime così... così... così perse. Appunto, così perse. Dannate. Perse e dannate. Emarginate. Sì, appunto, insomma, quello che si voleva fosse uno svago salvifico. Mi perdoni, ma si sta riducendo a... a una gran cazzata! Questo prurito è insopportabile. Giancarlo, che attacchi così ti strappi via la pelle, basta! Il mio proclama per la nazione francese, il 14 luglio, il mio proclama! Giancarlo, ti prego, risparmiati, l'acqua è già tutta rossa. Simone, il grido dentro di me, Simone, io sono la rivoluzione. Ma quale rivoluzione? La vera rivoluzione è restare in questa situazione. La libertà non c'è, non c'è mai stata, anche se qualche testa è stata tagliata. Vive la France! Via la rivoluzione! E viva Napoleone e i suoi canoni! Thank you.
Scosso, voglio scosso lui!
Io non avevo tempo che per il lavoro. Il giorno e la notte non mi bastava. Quando indagavo su un abuso, subito si ramificava. Dovunque mettessi le mani, dovunque il marcio pululava. Ogni volta che ho scritto pensando all'azione. Ho sempre avuto presente che questa non era che una fase transitoria. Quando ho scritto sempre con la febbre e già udivo il fragore delle azioni. Al tempo in cui redigevo il mio opuscolo sulle catene della schiavitù, sono rimasto per 3 mesi, 21 ore al giorno, tra montagne di scartafacci, cercando il materiale, scegliendo il materiale che continuava frusciando a moltiplicarsi sempre più, fino a che fui sommerso da quella mela. Poi, giacqui 2 mesi nello stupore, mentre il manoscritto che avevo mandato mi veniva sottratto. Questo faceva parte del gioco. Sempre erano pronti a intercettare i miei messaggi, a denigrarli, a renderli inoffensivi. Ogni volta che finivo un manifesto, dovevo scendere in cantina. Venivano coi cannoni. 1000 uomini della Guardia Nazionale circondavano la mia casa. Ed oggi ancora aspetto che bussino alla mia porta. Già mi sembra di sentire la lama della baionetta contro il mio petto. Il principio di tutte le cose della vita è la morte. Questa morte non è che è la nostra immaginazione. Siamo noi che l'immaginiamo. La natura non la conosce. Ogni morte, anche la più atroce, affoga nella più piena indifferenza della natura. Siamo noi che diamo la colpa alla nostra vita delle cose, ma la natura ci vedrebbe in silenzio sterminare l'intera razza umana. Io odio, la voglio sopraffare, la voglio vincere con le sue stesse armi. La voglio prendere nelle sue reti. Questo assistere immobile, questo volto di ghiaccio che è tutto scossa, che tutto prende.
E non siamo forse noi che obbediamo alla solita regola del debole che deve essere sempre alla mercé del più forte, nella grazia e nella disgrazia. Siete colpevoli, siete tutti colpevoli, perché lo sguardo va oltre. E a volte che cosa facciamo? Diamo la colpa, abbandoniamo la falsa virtù con le nostre più basse abilità. No maestro, questo è il testo. No maestro, e qual è la verità? La verità? Momento didattico. No, Marchese, la prego, momento didattico. Finalmente stavamo facendo il copione, possiamo continuare a fare il copione per cortesia? Momento didattico. È un momento didattico questo, eh sì. Mi avete bloccato, bravo. Avete imparato la lezione, bravo. Ho capito. La sua verità, allora, dica. La mia verità è stare insieme felici con la mia famiglia e i miei amici. Tutto qua? Sì. Per me la verità vuol dire, a volte anche spesso io mi dico le bugie, però la verità va detta. Comunque, caro pubblico, io vi dico la mia cosa. Io la verità la dico. Io dico le bugie spesso, ma molto volentieri. E la sua? La mia verità è essere felici e contenti, andate in pace, perché la verità fa male a tutti. Questa è la cosa giusta, questa è la cosa giusta. Venga lei che mi ha di verità da dire, la sua verità. La mia verità, sapete qual è? Ci sono due belle rivoluzioni, sì, quella francese e quella spagnola. Sì, sicuro. Ah, poi non c'è solo quelle due, c'è anche quella greca. Tira anche qua l'Antonietta, vieni. Antonietta, già che ci siamo, voglio sentire la tua però, eh. Qual è la tua? Vai. La mia verità. Devo sentire, vai. La mia verità. Oh, Dio. La tua verità? La mia verità di non guardare più il telegiornale. Credo che io, non guardare più il telegiornale. Giusto, che un attimo. La mia verità è che non si può più sentire che ammassano i bambini che avranno 3-4 anni, e questo a me ha fatto molto male, perché io sono un prete, ma però queste cose qui, io quando ero a casa mia dicevo con mia mamma, adesso mi vado a letto perché quella è una cosa brutta che ha fatto. Adesso voglio sentire la Cristina che mi ha da vendere di verità. Dunque, la verità, lo so che ogni tanto dico che voglio sbaglio, però è sbaglio, però non mi hanno detto, però Un giorno vedremo finalmente l'essere umano vivere in armonia con se stesso e con i suoi simili. Un giorno avremo una società in cui ciascuno acquisirà sugli altri i medesimi diritti che gli si concedono sopra se medesimo. Un giorno avremo una società in cui le differenze naturali tra gli uomini saranno tali che saremo tutti uguali. Non illudetevi!
che si possa venirne a capo senza violenza. Non lasciatevi ingannare se vi dicono che oggi le condizioni sono migliori. Non date retta a chi vi batte amiche tormenti sulla spalla e vi racconta che oggi non è più il caso di parlare di differenze, perché in quel momento sono al culmine del loro potere. Scusate. Illustre pubblico, scusate. Nulla di tutto quello a cui avete assistito finora era stato neanche lontanamente previsto. E non è facile giudicare una situazione come questa dall'esterno. Si fa presto a dare la colpa a me e a mio marito, a farci passare da mostri. Ma cosa credete? Ci sono voluti anni di studio e di preparazione per arrivare a questo punto di carriera. Noi abbiamo un'esperienza maturata sul campo e abbiamo capito benissimo che questi ragazzi sono molto pericolosi se stimolati. Non bisogna assolutamente stimolarli. Bisogna contenerli. E come credete che si faccia? Con la terapia! La terapia! E allora?